Sono le 10.30 del mattino quando registriamo il nostro servizio. Per il momento gli uffici postali della città di Arezzo non sono stati presi d'assalto da coloro che presentano appunto la domanda per il reddito di cittadinanza. I timori della vigilia dunque non si sono concretizzati, le poste avevano addirittura chiesto di presentarsi in ordine alfabetico. A quanto pare non sono gli uffici postali il luogo dove maggiormente gli aretini presenteranno domanda per il reddito di cittadinanza. Spostandoci invece ai vari CAF presenti in città, qui siamo alla CGL, troviamo alcuni cittadini che stanno chiedendo informazioni. Ti dico la verità, io sono straniero, non mi serviva la reddito di cittadinanza, mi serviva di lavoro, ti dico la verità, perché io ce l'ho un po' di anni. Io ho lavorato sempre assunto in Italia, ho pagato contributi 6 anni a IMSS e ora non ti assumo nessuno perché sono di 59 anni, sono un po' vecchio, dice loro. Posso dire che comunque, guardando a chi aveva chiesto informazioni, guardando a chi oggi è effettivamente venuto, si parla di un numero importante di persone. Voi state prendendo degli appuntamenti perché ovviamente le domande poi saranno presentate online? Assolutamente, le domande saranno presentate online e l'istituto risponderà direttamente al cittadino. Più quota 100 o più reddito di cittadinanza? Le ripeto, in questo momento è abbastanza difficile quantificare le domande di reddito di cittadinanza, le domande di pensione quota 100 sono già un numero quantificabile, siamo sopra le 200 domande presentate in poco più di un mese perché oggi siamo al 6 di marzo, il provvedimento è del 30 di gennaio, quindi un numero di domande soltanto da questa struttura decisamente alto.